Ore 6:48, lascio il mio umidissimo campo e vado in direzione del bivacco Nada Teatin. È stata una notte un po' umida, ma tutto sommato qualcosina sono riuscito a dormire. Intanto sorge il sole sui laghetti del lago Rai. Il sole sorge sulla forcella di lago Rai. Io ho ripreso risalendo su dal lago il sentiero della Translago Rai. Saluto il lago dove ho trascorso la notte, che in verità è stata la mia prima notte a 2300 metri con la tenda. Direi che tutto sommato me la sono cavata piuttosto bene. E adesso devo andare lassù. Guardate che spettacolo. Adesso qua inizia il passaggio su Pietraia che porta praticamente sotto alla forcella delle Sute. È qualcosa di pazzesco. Per me è tutta roba nuova questa. Sono veramente emozionatissimo. Un video fatto col cellulare non rende assolutamente l'idea di quello che è questo posto. Assolutamente. È qualcosa che nella vita tutti dovrebbero provare almeno una volta. E dopo aver percorso tutto questo canalone di rocce, sfasciumi, detriti, affronto l'ultimo tratto tecnico fino là in cima e poi so già che ci sarà da piangere. Adesso metto via il telefono, altrimenti muoio, e ci vediamo su. Fare questo pezzo attrezzato di ferrata senza la longe e l'imbrago è stato un pochettino spaventoso, per così dire. Adesso tenetevi forte perché vi faccio vedere cosa c'è qua in cima. Questo è il tratto tanto atteso della Translago Rai, il tratto più tecnico, più impegnativo. Che si svolge prevalentemente su roccia e in quota, ma è anche veramente il più affascinante. Non so come descrivere questo posto.
Altro giro, altro spettacolo su questa forcellina qua, questa sella, forcella, quello che è. Pazzesco, pazzesco, è incredibilmente bello. Guardate questo piccolo bunkerino scavato nella roccia. Qui oggi la gente ci fa la cacca, ma chissà un tempo cosa serviva. Intanto lo scenario si fa sempre più spettacolare. Ok, allora, io prima ero là all'incirca, là così, percorso tutto il tratto scendendo e poi risalendo, sempre su rocce e sfasciumi, avrò percorso sì e no 2 chilometri, ma mi ero dimenticato quanto sia difficile percorrere anche soltanto 1 chilometro in questo ambiente. Il passo si fa più pesante, anche se non è molto, salire così di quota rende tutto un pochettino più faticoso, non molto, ma abbastanza. Il sentiero prosegue sempre su sassi, rocce. Ed è lo scenario, è inutile, anche inutile ribadirlo, è spaventosamente bello. Ah, mi sono dimenticato di dire che questo poi fondamentalmente è anche il segnalino dell'alta via dei Monti Liguri, quindi mi sta tenendo un po' di compagnia. Guardate che meraviglia. A parte il suono dei miei passi e dei bastoncini, non c'è nessun altro rumore. Tutto incontaminato e selvaggio. Davvero bellissimo, bellissimo. E sulla Translagorai si incontrano anche questi passaggi decisamente esposti. Bisogna fare molta 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 attenzione. Adesso metto via bastoncini e cellulare e cerco di passare. Guardate cosa si incontra ancora sul sentiero. Questa è roba che proviene dalla prima guerra. Non vorrei dire una stupidaggine, ma credo sia così. Ci sono un sacco di terrazzamenti di pietra costruiti dall'uomo. Che meraviglia.
facciamo questo pezzo insieme. Guardate che meraviglia, ragazzi. Qua è davvero, davvero, davvero pazzesco. Troppe emozioni tutte insieme. Eccoci qua. Andiamo qui e facciamo una bella pausa. Che dopo una breve intensa risalita siamo finalmente arrivati. Al bivacco, al piccolissimo bivacco Nada Teatín. Ormai non è altro che una grotta con una porta. Comunque ci passa la notte, lo avrei fatto se avessi avuto le forze di arrivarci, ma forse non ne avevo più. Bene, quindi ci rimettiamo in marcia verso Passo Sadole e da lì saliamo al bivacco Cotosè. Spero di trovare posto, guardate che meraviglia assoluta, passare la notte lì e domani quindi di concludere questa Translagorai pazzesca.
da uno scenario all'altro nel giro di poco. Dalle montagne rocciose siamo di nuovo nel bosco. E anche sulla Translago Rai il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Porcinazzi sotto gli abeti, io ce li lascio. Notte al bivacco, ho trovato posto fortunatamente e domani vediamo. Il lago brutto, che tanto brutto non è.
sono sceso sull'altro versante un po' più in basso da rispetto al bivacco Paolo e Nicola per procurarmi l'acqua, perché da qui in poi per 8-9 ore non ne incontrerò più. Quindi mi fermerò qui, farò colazione che non ho ancora fatto. E poi ripartirò direzione bivacco Aldo Moro e passerò le, si spera, entro stasera, anche prima. Quindi pare proprio che io debba risalire quel canalone lì. Onestamente, non so come farò, perché sono le 10:30 circa e non ho più energie. E mi mancano ancora 8-9 ore per arrivare al Passo Rolle. Il sentiero è tutto così. Allora, risalire questo canalone, onestamente, pensavo che fosse difficile, in realtà è stato molto, 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 molto difficile. E adesso praticamente sono quasi a metà. Questo tratto è devastante, ma del resto sto attraversando il punto più alto, i punti più alti di tutta la Transalagorai. Tra poco dovremo vedere bene Cima Cece. Scendere da questo canalone di detriti è una delle cose più difficili che abbia mai fatto. Dopo, ovviamente, aver risalito un canalone di pietre. Ghiaccio è la seconda macchia che vedo. Adesso però andiamo all'Aldo Moro, ci riposiamo un attimo e poi proviamo a scendere a Passo Rolle. Scendere, per modo di dire, energie non ce ne sono veramente più.
c'è un falco appoggiato alla roccia. Alla roccia lì in cima. Vediamo se si alza in volo. No, rimane lì. Alpinismo, altro che trekking. Sali e scendi, sali e scendi. Dove scendi tanto, risali il doppio. Guardate che meraviglia. È un incanto. Questo è il tratto veramente più tecnico e difficile. Ma è in assoluto forse il più bello. C'è un silenzio assurdo. Altro ghiaccio. La fatica è sempre di più, ma le emozioni sono sempre più forti. Trovarsi qui in mezzo è qualcosa di veramente indescrivibile. Dopo aver attraversato tutta questa pietraia che non finiva più, mi trovo ad affrontare questo tratto tecnico. Quindi metto via i bastoncini e vado. Salti di pietra, di roccia, perdita d'occhio. Dovrei essere fortunatamente non molto distante dal bivacco, Aldo Moro. Sono messo veramente a dura prova qua sopra. Si sta riempendo di nuvole il cielo e questo desta non può che preoccupazioni, poiché se piove questa roccia diventa uno scivolo per le piscine. Speriamo bene. Wow. Ecco in lontananza il bivacco Aldo Moro, che è qui. In realtà è un po' più distante di quello che immaginavo.
attraversando questa pietraia, questi tratti rocciosi a perdita d'occhio. Uno scenario veramente assurdo. Fin qui ci siamo arrivati. Adesso bisogna andare a rifugio, anzi, Malgarolle. Sì. Percorrere anche solo un chilometro in questo ambiente è veramente devastante. Rocce, pietre. È un ambiente veramente, veramente difficile. Si procede molto lentamente per questi salti di roccia e percorrere anche pochi chilometri diventa una cosa veramente difficile. Tutto quello. Come sali e scendi i salti di roccia. Ed è stato veramente devastante. Guida i miei ultimi passi verso Malgarolle, Passorolle, che è quello laggiù. Siamo quasi alla fine, credo di essere circa un'ora e mezza, due. Devo ancora affrontare un bel po' di dislivello, ma ce l'abbiamo quasi fatta. Bene, allora, quando sono partito mi sono promesso una cosa, ho detto, se arrivo vittorioso al traguardo, giuro che muovo gli ultimi passi con indosso la camicia di Tommy Versetti di GTA Vice City. E quindi quella alle mie spalle, quel non si vede? Passorolle, e questa è la camicia di Tommy Versetti. Tanti saluti dalla Translagorai. Il mio viaggio finisce qui.